giocatori del Bassano che se la sono presa con Defendi. Se la sono presa, sì, con Edoardo Defendi. Davi. E finisce qui la sfida di ritorno, la finale di ritorno tra Bassano e Como. Como in Serie B. C'è l'invasione di campo, campo, sì, da parte dei tifosi lariani, che vanno ad abbracciare in particolare Carlo Sabatini. Scivolano in tanti sul terreno del Rino Mercante. Onore delle armi naturalmente al Bassano di Antonino Asta. Finita 0-0 la gara 2 della finale dei playoff del campionato di Lega Pro. Como che è forte del 2-0 dell'andata, dopo 11 anni dunque conquista nuovamente la Serie B, ma gli applausi del pubblico di casa naturalmente sono per i giocatori giallorossi che ci hanno provato fino all'ultimo secondo del quarto minuto di recupero concesso dal direttore di gara a cercare di scardinare la porta del Como. Sì, è stata una partita complicata, specialmente nel primo tempo per il Bassano. Nel secondo tempo invece ha messo tutto in campo, tanta volontà, ha chiuso il Como che ha smesso di costruire il contropiede, è andata vicino anche al gol, diciamo, della bandiera, però credo che dopo aver visto le due partite credo che il Como meriti di andare in Serie B. Giustamente sottolinei tu, onore anche a Bassano che devo dire ha fatto un campionato straordinario, mi viene anche da dire come uomo di sport che spero di vedere nei prossimi anni la Lega Pro delle squadre che non siano più tolti punti e poi ridati, un campionato non diciamo decisi dai punti di penalizzazione o no, però oggi va in Serie B la squadra che nei 180 minuti ha meritato il passaggio